sono gli esempi. Alle elementari, per andare alle medie, sì, come da noi. Spiegami bene come funziona, perché io, vabbè, che come i miei ragazzi sono grandi, la scuola qui è divisa in... Partiamo dalle guarderie, che sono gli asili infantili. Sì. Dai 0 mesi che li prendono fino ai 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anche alcuni. Con le guarderie, quelle a pagamento. Sì, sono private. Come stavano dicendo, i prezzi più o meno. Ma dipende da quale vai, perché tanto. Dipende da tante cose, se gli dai tu il mangiare da mangiare, quante ore li tieni dentro, però fai conto che 4-5 ore giornaliere col mangiare, sì, con la dieta che gli porti tu e tutto, perché sono molto precisi da questo punto di vista. Fai conto che sui 200-300 euro al mese magari. Sì, perché mi diceva in Italia era 4,50 stanno. Hanno un diario dove loro segnano fin a che ora ha fatto la cacca, a che ora ha fatto la pipì, quanto ha mangiato, quanto ha avanzato, quando ha dormito, la scheda tecnica alla grande. E questo, sì, stiamo parlando di... Tutte, in generale funzionano tutte così. Ah, pure quelle delle superiori? No, forse la guarderia. Ah, guarderia. La guarderia. E invece? Dopo ci sono gli asili. L'asilo, sì, normale, che parte dai 3 anni, sì, fino ai 6, come in Italia, quello uguale. Quello non hanno. Dipende anche lì dalla scuola e da che politica la scuola. Lì, per esempio, Perez Valero, sì, adesso l'asilo devi dare un tot di soldi, mi sembra che è sui 100. No, adesso me l'ha detto Mirko, sono sui 200 qualcosa, all'anno però. All'anno? Fantastico. Perché con quei soldi loro comprano il materiale, le divise, il costume del carnevale. Tutti carini, mi piace moltissimo l'iniziativa che tengono proprio dentro. I colori, cioè fanno un casino di cose. Vale, fantastico. Poi vabbè, sempre a parte è la mensa. La mensa è sempre a parte, perché non ci sono i pomeriggi qua, in Italia, non esiste un pomeriggio, però hai la possibilità di lasciare il bambino a scuola, loro hanno la mensa interna, tantissime hanno la mensa interna che cucinano loro, sì, e paghi, dipende sempre dalla situazione sociale che hai, dal reddito, però se sei una persona normale come noi sono 1,50 euro. Vabbè, ma fai conto, per le famiglie che si stanno trasferendo, sì, qui, che ci sono bambini piccoli, ecco, c'è tutta un percorso da fare. Per esempio, io ho già Gaia, mo c'ha 2 anni, lei la guarderia è a pagamento, sì, il prossimo anno, 3 anni, va all'asilo. E dipende dall'asilo dove la mandi. Che organizzazione hanno studiato per quell'anno, perché poi ogni anno cambia. Certo, perché come per esempio lei come bambina ha già 2 anni e già potrebbe andare già all'asilo, però sì, capito, dobbiamo aspettare un anno ancora, sì, da questo punto di vista. Mi raccomando, vedete di prenderla velocemente. Sì, sì, vale. Quando sono svegli così, sì. Benissimo. No, non casino di io e Samantha oggi stiamo parlando di scuola. Stiamo facendo una passeggiata lavorativa a Santa Cruz.